Fabio, tu protagonista del Bar Margherita, ma di Bologna cosa sai? So tante cose perché io ho studiato qua per 5 anni, l'Accademia delle Belle Arti. Studiare è una parola molto grossa, diciamo che era più un... Tra l'altro volevo presentarvi un mio amico, che Michel, è un personaggio tipicamente bolognese. Rai uno, di dove sei tu? È di Marocco. È di Marocco, ma è bolognese acquisito, si vede anche dal tratto somatico. Perché io parlo poco italiano. Parlo un po' italiano. No, va bene. Anche io voglio. E voleva salutare peraltro. Per tutti chi guarda il Rai 5. Tutto, gli piace tutto. Non c'è problema, va tutto bene. E questa è un'altra cosa di Bologna che ad esempio non conoscevo e che adesso conosco. Quando hai studiato a Bologna, hai detto? Ho finito nel 92 comunque, bisogna togliere 5 anni. Accademia delle Belle Arti? Accademia delle Belle Arti. Via Belle Arti. Pittura, sì. Pittura, chi era tuo prof? Professor Pozzati. Concetto Pozzati. Pozzati. Cosa hai imparato? Che disse Bologna è un grande tortellino terapeutico. Questa cosa me la ricordo. È vero? Sì, confermo. Sai cosa vuol dire Bologna? Ma anche mio amico peraltro. Sai anche cosa quello di grandi film di Il mare. Ma il mare. Teniamoci questo concetto. Il tuo amico gli dice ho lasciato sigaretta mare, quello barba. Ah! Barba, mare barba, molti baci dal mio amico di Marocco. Fabio, che mi ha anche leccato un orecchio. Sai cosa vuol dire a Bologna? Piacere. Sai cosa vuol dire a Bologna dammi il tiro? Certamente vuol dire aprimi la porta. Ma sei un grande. Prego. Il rusco è l'immondizia. Il fontaniere, che io il primo anno mi guardavo intorno e cercavo, è quello che sistema l'idraulico sarebbe. La sportina? Sportina è quella che da noi è il sacchettino della spesa. Non mi freghi. Ma perché sei romagnolo? Sì, però certe cose le avete solo voi, perché rusco, tiro, quella roba lì non esistono fuori da Bologna. La cosa che ti ha colpito di più di Bologna nei tuoi anni di finto studio? Le due torri. Come mai? Non mi ha colpito la città, io amo Bologna fondamentalmente, per cui vivevo qua e mi ci trovavo troppo bene. E dove andavi? Un po' dappertutto, via del Pratello, mi ricordo spesso perché nel periodo in cui ancora c'erano delle osterie, ci saranno ancora. Sì, un po' sono chiuse. E poi molto casa mia, amici, dove casa stavi? Di altri. Dove abitavi? Io in via Emilia Levante. Verso Mazzini? Ero proprio fuori porta, fuori. Fuori? No, Levante. Poi verso Imola per il tempo. Dopo la porta. Levante. Sta bene, tutto a posto. Tutto bene, sì, anzi, ogni tanto torno a rivedere la casa. Cosa ci hai fatto con il diploma? Non si può dire in questo momento. No, dillo, puoi dirlo. L'ho riposto in un cassetto. Poi bip. L'ho riposto in un cassetto. Però sai disegnare bene, quindi. Sapevo dipingere più o meno bene, però serve tutto nella vita, quindi anche tu. La cosa più bella di questo film che parla del Bar Margherita, dove tu non eri mai stato? È un luogo di formazione, quindi andate a vedere perché racconta un bar che è un luogo di formazione. Più bello il Bar Margherita o il bar dove andavate a fine ripresa vicino a Piazza Cavour a Roma? I bar erano diversi, ma le dinamiche erano le stesse, quindi non è il bar non viene fatto dal luogo, ma da chi lo frequenta. Questa scrivania di luogo che è sfocato. Lo so, ma ti sto parlando. Più Michelle, più bella Michelle o Laura? Ma non posso pronunciarmi in questo senso, perché puoi sarebbe farlo. Brutto nei confronti di una e dell'altra. Puoi, però puoi Laura, dire anche devo uguale. Dire che come si dice a Bologna, spinge. È fastidiosa, spinge molto. Tante care cose, anche dal mio amico. Sì. Ciao Fabio.